vicina la terra di lavoro. Qualche branco di bufale e qualche mucchio di case tra piante di pomidoro. Edere e povere palande. Ogni tanto un fiumicello a pelo del terreno appare tra le branche degli ulmi, carichi di viti, nero come uno scolo. Dentro, nel treno che corre mezzo vuoto, il gelo autunnale vela il triste legno, gli stracci bagnati. Se fuori è il paradiso, qui dentro è il regno dei morti, passati da dolore a dolore senza averne sospetto. Nelle panche, nei corridoi, eccoli con il mento sul petto, con le spalle contro uno schienale, con la bocca sopra un pezzetto di pane unto, masticando male, miseri e scuri come cani su un boccone rubato. E gli sale se ne guardi gli occhi, le mani, sugli zigomi, un pietoso rossore, in cui nemica gli si scopre l'anima. Ma anche chi non mangia o le sue storie non dice al vicino attento, se lo guardi ti guarda con il cuore negli occhi, quasi con spavento, a dirti che non ha fatto nulla di male, che è un innocente. C'è una donnetta di fondi o di aversa che culla una creatura che dorme nel fondo di una vita d'agnellino e la trastulla, se essa si risveglia dal suo sonno, dicendo parole come il mondo nuove, con parole stanche come il mondo. Questa, se la osservi, non si muove. È una bestia che finge di essere morta e si stringe dentro le sue povere vesti e con gli occhi nel vuoto ascolta la voce che a ogni istante le ricorda la sua povertà come se fosse una colpa. Poi, riprendendo a cullare, cieca, sorda, senza neanche accorgersi, sospira. Col piccolo viso scuro, in un muto odore di ovile, un giovane accanto al finestrino, nemico, quasi non osando aprire la porta, dare noia al vicino. Guarda fisso la montagna, il cielo, le mani in tasca, il basco di malandrino sull'occhio, non vede il forestiero, non vede niente. Il colletto è rialzato, forse per freddo o per infido mistero di delinquente, di cane abbandonato. Queste sono anime che riempiono il mondo, come immagini fedeli e nude della sua storia, benché affondino in una storia che non è più nostra. Per loro sono sempre stati unica legge, odio servile e servile allegria. Eppure nei loro occhi si poteva leggere ormai un segno di diversa fame, scura come quella del pane e come quella necessaria. Una pura ombra che già prendeva nome di speranza e quasi riacquistata all'uomo vedeva il meridione, timida, sulle sue greggi rassegnate di viventi, la luce del riscatto. Ma ora per queste anime segnate dal crepuscolo e per questo bivacco di intimiditi passeggeri, d'improvviso ogni interna luce, ogni atto di coscienza sembra cosa di ieri. Nemico è oggi a questa donna che culla la sua creatura e questi neri contadini che non ne sanno nulla, chi muore perché sia salva in altre madri e in altre creature la loro libertà. Gli è nemico chi straccia la bandiera ormai rossa di assassini e gli è nemico anche chi fedele dai bianchi assassini la difende. La luce che piove su queste anime è quella ancora del vecchio meridione, l'anima di questa terra è il vecchio fango. Si confondono la pioggia e il sole in una gioia che è forse conservata, come se fosse una scheggia dell'altra storia non più nostra, in fondo al cuore di questi poveri viaggiatori, che sono vivi, soltanto vivi nel calore che fa più grande della storia la vita. Tu ti perdi nel paradiso interiore, anche la tua pietà gli è nemica. Terra di lavoro, 1956, Pierpaolo Pasolini. Bravo! Allele di alla collina, alla campagna no, c'è sta nessuna, addio, addio amore, io vado via, amara terra mia, amara terra.
Cornello Michele Arcangelo Pezza, duca di Cassano. Ma tutto quanto mi conosce come a fra diavolo. Il fra diavolo voglio essere. Specialmente oggi come sto per morire. Perché oggi, 11 novembre 1806, mi tocca i trabucchi. I francesi già hanno venuto, l'hanno ritto. Se finì, frere diablo, dommage. Che Saria dice come parlano loro, è finita fra diavolo, ma ti spiace. Il pare vero che gli dispiace, che tutte quelle che gli sono fatte passare 7 anni fa, e pure stavolta, perché stavolta mica niente di andare liscio, voi pensate che hanno arrivato le birne tranquille, no, gli sono fregate, sì, quante battaglie sono vinciute, a Cassano, perché mi hanno fatto duca, perché sono vinciuti i francesi a Cassano, e correvano, e poi mi hanno chiamato proprio per farmi duca. Tinga dice, mi fa piacere che mi hanno fatto duca, io che sono nato in una famiglia del maestare. Ma non potevano aspettare poco. Proprio mentre stavo a vincere mi tenevano a chiamare. Mi hanno richiamato, mi hanno fatto duca e poi mi hanno mandato a Sora. 2 battaglie a Sora. La prima volta siamo vinciuti, la seconda volta hanno vinciuto i francesi. E hanno entrato a Sora e hanno fatto i strighi che sanno fare loro, quando entrano da una parte. Povera Sora, il povero Sorano, io sono scappato, perché mi voleva ricongiungere gli altri, a terra. Me ne ero arrivato a Boiano, Boiano è andato a battaglia, sono vinciuto un'altra volta. Mi sono sganciato e mi hanno acchiappato, alla fine, alla Valle Caudina, ho che sono perduto. Sono perduto, ci siamo separati tutto quanto, sperenne del riuscire ad arrivare a terra, non ci siamo riusciti. Alla fine, chi mi ha fregato? Un farmacista. Un farmacista che mi ha riconosciuto e mi ha fatto la spia. Mi hanno arrestato e mi hanno portato qua a Napoli. E oggi mi tocca i trabucchi. Loro mi hanno fatto pure la proposta di passare con loro, i francesi. Dice, via che non, premiere colonnello, conservo i gradi, conservo tutto. Entra l'esercito nostro. Ma non poteva essere. Siamo combattuti tanto, che loro, il nome generale, come una cosa, come cagna di vento, come vuote fa tante. Ma io che so fra diavolo, che se non lo faccio, io non cagna faccio. Mi tengo a morire. Non posso dire che mi fa piacere morirmi, perché a nessuno gli fa piacere morirsi. Però che sei? L'unica cosa che mi dispiace è che la sua moglie, ma il tuo figlio piccolo, mi hanno venuto pure a trovare, qua in galera. Mi sono messo a chiagnare, sono messo a chiagnare pure loro. Mi dispiace l'assaggio, ma non ci posso fare niente. Non sono scelto mica io. E poi, sapete come si dice? Che chi non ci sta, non ci serve. Se i paterni poi che campano o con me o senza di me. La cosa che mi dà più fastidio di tutto è tutta la cerimonia che ci fanno attorno. Perché ai francesi gli piace fare la cerimonia. Volevano fare una cosa all'estero? No. Che ne arrivano i monaci che accompagnano i condannati a morte. E hanno venuto 2 monaci qua che lo fanno per mestiere. Si hanno messo a fare tutta la cerimonia che fanno loro. Io sono provato pure a impicciargli un po' i capi di chiacchiere. Però mi sa che non ce ne capite niente, perché tanto alla fine non ce ne frega niente a loro. Loro lo fanno per mestiere quello. O stanno a accompagnare fra diavolo, o stanno a accompagnarsi i francesi. Per loro è la stessa cosa. Dopo di questo mi hanno portato alla messa, mi sono confessato, mi sono fatto la comunione. Mo stiamo usciti dalla chiesa, si vede già i trabucchi, che balla, e si sente tutta la gente che strilla. Si sente pure che ho scoppettato. E dico, state ferma, perché i francesi lo sapete che sono velenose. Chi sono capace che la fanno all'estero tutto quanto. Pensateci buone prima di fare le cose.
io ci so pensato, quello che so fatto lo so fatto buono, fino a mo. Mo azzecca che la scala, in me ne vaglie, ma voi pensate sempre a quello che tenete a fare. E così, 11 novembre 1806, morì il colonnello Michele Arcangelo Pezza, duca di Cassano. Ma fra diavolo non sei morto? Tant'è vero che più di 200 anni dopo ancora se ne parla, perché alla fine fra diavolo siamo noi, e gli spiriti che te la gente nostra, quello che è capace di fare, quando si impegna a fare una cosa, si impegna veramente. E il 1799 è stata la gloria nostra, e ricordatevi che chi vi fa scordare il 1799 o vi deve far ricordare in una maniera, non vi va bene. Thank you.
pomeriggio sono andato al cimitero. Sono stato soldato a massa 1799 e sono stato soldato a massa pure stavolta. Stavolta però siamo perduti. Fra diavolo che mi comandava a me gli hanno acciso 6 anni passati. A me mi hanno acchiappato un anno rotto. Mi hanno portato all'Aquila e mi hanno condannato a essere imbeccato. A essere imbeccato. E poi le capi miei tenevano a tagliare e tenevano a portare in giro per tutti i paesi scortati dai soldati. Alla fine hanno avuto paura per portarmi ai paesi miei. Ci hanno portato solo i capi. Dovrebbe essere fatti fare tutti i giri su tutti quanti i paesi che sono stati appresi. E mi hanno appeso qua, annanzi ai municipi del Civitello. Troppo una poca, è arrivato pure Filippo Mattei, che stava assieme a me. Con la stessa cosa, i capi a spasso su tutti i paesi, sfruttati dai soldati, e poi appeso qua annanzi. E mostriamo tutto di qua. E guardiamo sta valle, guardiamo sta terra che prima erano tutte quante e mo sono solo di signori. Ma stanno a spasso, mi stanno a raccappare le spine, perché giù non può fare altro, non stanno giù. I francesi si hanno portato tutte quante, e non hanno revenuto più, e manca si sa più che fine hanno fatto. Qua ci hanno rimasto solo questi poveri vecchi. Viene azzeccato questa montagna, sgranata, per trovare che fascina da frasca, che torsa l'erba, per dar mangiare con pecora. A scendere tutta questa valle, che prima era tanta bella. E alla fine, lo sapete con me, che sta qua è la libertà, l'egalità e la fraternità. Oh, ma se l'Ariana galoce. Quando per nesce n'anna fortuna, tieni capilla bella stama, lupietta delicata e tu, a rete porto paese. E nato i braccia sulle giate, le cosce lunghe come spigato, lo cielo e la luna per curò, la panza così schiava come a nudambù. Yeah.
mamma, sta mamma, la mamma, sta mamma, a mamma, sta mamma, già mi ha trovato. Tutti quanti mi conoscono con Massapuccio, Zappaterra, figlio di Zappaterra, il nipote di Zappaterra. Tengo una quarta di terra qua a Palladino, che mi darà che la buona anima degli re, Ferdinando nostro, che sei morto, possa stare buona due stati. Sapete, qua una volta ci stava una selva, dice, ma la selva, più che una selva, era tutta strappone, pantana, prete, ma tu non sai quanto siamo fatiati qua, per cacciare un po' di terra buona, sai quanta parte di prete siamo portati, ma poi alla fine, tutti quelli che erano fatiati, gli erano era dei pezzi di terra sì, e pure a me. Mo la tengo e sto contento. Sono contento, sono stato contento fino a poco tempo fa. Ora è arrivata questa scausa cana, il suo padrone loro. I sappi dalla mattina alla sera, loro arrivano e si togliono tutto. I zitta, zitta e assorba, perché chi non ci mettono niente. La scoppettata, se ne va la pelle e la terra. Era un brigante, io si mi acciso. E poi, che gli viene a raccontare, mica soltanto buona la legge che hanno messo chissà, sai? Io vengo a fare qua, non posso portare manco a mangiare, perché se ti fermano per la via e ti trovano lo pane, dice che stai portando lo pane al brigante, capace che ti uccidono loro stessi. E poi, teneva una camarta di cose, di stramma. Quando ci passa terra, quando mi si faceva tardi, la sera, certe volte mi ci addormeva, la sono tenuta a spallà. Perché dice che Achille era un rifugio per gli briganti, si teneva a spallà. Poi ogni sera mi vengo a pera fino ad arrivare al paese. Se si è fatta scura, va a finire che mi metto pure a terra che fosse. Ma chi lo dice questo? E ne cagnate i tempi. Ci teniamo a sta sitta e teniamo a assorbire. E speriamo che passa questo. Ma vi racconto che mi è successo in giro. Stavo qua a fatia a un certo punto. Mi è sembrato che si sono sentito una spriccica. Mi sono raggirato e tenevo a rete 30 uomini a cavallo. Tutte armate. Come erano fatte arrivare vicino non lo saggio. Non era sentito niente. Io mi sono messo paura, sono diventato bianco come una lenzuola lavata con la lascivia. Mi stava quasi a morire quando uno di quelli mi ha detto non venne paura, non ti facciamo niente. Io sono Cosimo Giordano, tutti quanti mi chiamano i sergenti. Mi tira fa solo un piacere. Tira io a terra alla banca e tira dice a chi gli animali e gli guardiani che mi manna 5 prosciutto e 5 pagnotti di pane. Potete sapere, la banca è una proprietà rossa che sta qua vicino, che appartiene a una contessa, che mi sa che non c'è mai venuto a passare. Logo che manna tutto, una guardiana, che piano piano si sta a fregare tutto questo. Me ne detto, io sono fatto quello, sono venuto a terra i guardiani, sono detto che era detto Cosimo Giordano. Il chiglio, tarate con me, secondo te mi aveva 5 prosciutti, 5 pagnotti di pane. Mi ha dato 2 prosciuttielli proprio, 2 spallucce e una messa pagnotta. Sono venuto,
a cosa? Come visto che ella è diventata una bestia? Eita, ma chi se pensasse di sta pigliando in giro a me? Rava a terra, e dite che mi devo mandare 20 presutte e 20 pagnotte rubate. Se no voglio loghi, gli scanne e do fuga a tutti. Sono arrivato a terra e stavolta mi è arrivata la roba. C'erano venute tre persone che ho portato tutta quella roba in cima. Alla fine Cosimo è rimasto contento e mi ha regalato pure una presutta e una pagnotta rubata. Sorrida alla casa, in una volta tanto, dopo tanto tempo, siamo mangiati pure buono. Poi dice che i briganti sono cattivi. Questa è una piccola storia, quasi niente. Però, voi dovete sapere, la storia nostra è stata fatta pure da questo piccolo coso. Brigantessa.
Non è vero niente. E non è vero come non è vero. Ho tante cose che ci stanno scritte in cima a questo foglio. Perché io su foglio, io leggo buona. Ma io leggo ogni giorno. Ogni volta che me ne capita una annanza. E me lo leggo perché ha già capito buona quello che tiene in capo sta gente. Perché scrivo tante parole, tante parole, tanta scrittura e m'ammuinano la ciocca. E m'ha imparato a leggere e scrivere. M'ha imparato a leggere e scrivere in coppa alle silve, con mamella. Perché noi stavamo in coppa alle silve perché facevamo là. E mamella però sapeva leggere e scrivere. E non ci potevi ogni giorno alla scuola. E essa mi pigliava la cresta d'Albano, l'ugnostro di San Mungo, essa diceva e scriveva, essa diceva e poi leggeva. E così mi ha imparata. Perché sta d'ambara buona, per conoscere tutto che le gatte dicono alla coppa. Io sono 6 anni che sto alla selva, io sono 6 anni che corro, che ogni giorno ha già sparato, per pensare che un paio giorno dopo. Ma io tenia solo 15 anni, quando io ti alla Madonna di Loreto con la messa, prendo agli paesi miei. E rendo al paese mio, la prima settimana di settembre, la prima domenica di settembre, si fa la festa a dove ci mettono tutte le bancarelle che vendono le campanelle. E per devozione. E ma sono proprio belle. Io con l'amica mia dopo la messa mi fermetti, innanzi a una bancarella. Erano più belle. Erano tutte pittate. Quanta colore! Io me lo guardavo. E vicino a me ci stava Isa, ci stava Francesca. Io Francesca li volevo vedere, con la capa fasciata. Ma perché mi metti a scuola? Ma io non sapevo niente della vita. E figuriamoci di nuovo. E Francesca allora ha chiappetto una campanella e me l'ha detto. E dice a te, chi è? Io guardai e senza ricevere niente, chiappai la campanella e me ne fui e gli ti affessa all'amica mia che se ne stava niente. Mi facevo, ti manco 100 metri, e ti ha provato, e questa campanella non suonava. E ricetti. Perciò me l'ha rialata, che canzona! E l'amica mia, che ridevano sotto sotto, e diceva, non sono perché non c'è stato il patucchio. E ricetti, e non è rotta! E isso mi ricetta, ma vada isso, gli dei isso. E si pone aiuto, E l'isso. Ancora questa risella, dicettela, io te. E allora, io ti la Francesco, mangazzietti pure un po' che ci dicetto. Ehi, tiè, sta cosa è rotta. Allora io svegliato sta campanella, questa risella in faccia, ci ha mettetto la batucchia, e che la campanella cominciata a suonare. E fu la prima volta che hai parlietti con Francesco mio. A ogni posto che io me lo trovavo appresso. E io alla forma, e Francesco stia alla forma. Io alla pane, e Francesco stia alla pane. Sto muscone sempre appresso a me, Stefano. E com'è bella mia!
sul tetto a serenata. Ancora me la ricordo. E ti ricordi? Passiva alla casa. E isso? Ma certo che fanno tutti i giorni che se vogliono sposare il paese mio. Il bello figliore. Portano in un sciocco tutto un giuccato, anzi la casa del mio padre. Se a mio padre ci piace questo sciocco, e ci piace il guaglione, lo piglia e si lo porta. Perché dice, che ha giuccato la figlia mia? Quando dice così, il guaglione si affaccia, se ci piace si porta il sciocco dentro, se no ci ridà il sciocco e ci dice, vattene tu e sto sciocco. Fatemi il sciocco se lo portate dentro la casa. E io e Francesco ci siamo sposati. I figli hanno cominciato le fatiche. Le fatiche nostre erano alla selva. Noi facevamo la lena. E la lena l'ha da fare con le vesti sporche, con le vesti stracciate. L'ha da fare vestita come noi. Perché sennò cambiccia tutto posto vicino a quelle veste. E quelle veste la metti andata via. E diventi un faticatore che si carica sette muri. Sette muri e si riporta a venire la lena alla verduria. Ado ci stanno le femmine, che pure esse sul fondo. E Francesco mio mi diceva sempre, faccio tu alla tenduria. Perché con i conti le femmine sono più fine. All'arpino, ca. All'urese era morta. E che dopo esse era venuto un figlio, ma non era buono come esse. E allora, un ciolavere del paese mio, che poi si faceva chiamare signore, venette da noi, a Muinette a Francesco, a Muinette a me, e ci diceva che noi avevamo stato schiavone, che noi avevamo aiutato tutti gli di Gaeta, ma anche se sapeva poi qual era Gaeta. E noi ci siamo aiutati lo schiavone. E là Francesco era un fatiatore. Un fatiatore proprio quando pigliava che gli mangia sapone a pallo di scoppietta. E ne facette patire parecchio. Facette patire parecchio fino a quando non abbiamo capito che gli accidette, ma schiavone muretto. E più un signore che la ciocca sciatola. Quello che si terra. A non ci potevano passare manco le crape. Se venite a tutti quanti noi, eppure a chi li stia antipatico. E allora cominciate tutti quanti a spararci a piedi. E noi ci siamo nascosti alle sempre, ma non più per faticare, non più alla casa nostra. Solo per cercare campano giorno di più. E sono 6 anni che ogni giorno sparammo per campare il giorno dopo. Voi chiamatemi Rosina. E saluto e per la prima volta saluto e per la prima volta e saluto
botolone la ranocchia. Fare nel botolone la ranocchia. Fare nel botolone la ranocchia. Fare nel botolone la ranocchia. We'll be right back.
necessità salire su monti a trovare la libertà. È quasi un anno che combattiamo, nudi, scalze, senza pane, senza tetto, senza giacigli, sotto raggi cocenti del sole o tra gelo dell'inverno, entro in ospitali boschi, sovra sterili lande, traversando fiumi senza ponti, traversando muraglie senza scale, affrontando inermi gli armati, conquistando con le braccia le carabine e i cannoni, e strappando, pur su piani campi di terra di lavoro, la vittoria a superbissimi nemici. Domenico Fuoco. Chissà quando hanno sentito giù vicino a me. Spaccapietere di San Pietro infine. Cresciuto combattendo con i lupi. Ma tu pensa un po' che tu sta gente che si inventa, che ten capo. Combattendo con i lupi. Ma ci pensate che io mi mettevo a combattere con i lupi, mo? La verità è che io sono militare. Sono stato un militare sempre. Da quando sono tenuto l'età per farlo. Fai militare era un bel lavoro. La paia era buona. Teneva una bella divisa. Quando io ai paesi, tutto quanto mi rispettavano. Era sergente, sergente degli eserciti di regno. E poi si è scarrupato tutto. Ancora me lo ricordo, come se fosse mo. E ne passate 10 anni, ma ancora me lo ricordo. Ottobre 1860. Mi hanno mandato ai paesi miei a trovare volontari. Trovare volontari perché Franceschiglia nostra, si era deciso a difendere il regno. Era troppo tardi però. Quando sono arrivato ai paesi, ormai comandavano loro. I signori di paese, quelli che erano fatti sempre quello che gli pareva, da quando erano nati, mo stavano a combattere per la libertà. Pensano poco tu. Ma sa ci che libertà volevano, chi? Volevano la libertà di fregare la terra alla povera gente. E se scausa cane che hanno venuto, ce l'hanno mandata pure buona. Esso, mo tiene la terra, e passeggiano per i paesi, pensando che chissà chi è andato. Finché non arrivi però, perché quando arrivi basta una scoppettata alla campana e spariscono tutto quanto. Come risorge quando vengono gli altri? Danno però, mi facendo scappare a me. Teneva lì a Gaeta, e a Gaeta mi sono messo con la colonna della Grange. Siamo vinciuti all'inizio, abbiamo fatto due belle battaglie, a Civitella Roveto, a Baugo, arriva ancora forte, e poi, chiani chiani, non si sa com'è, stavano 100 alla cagnà, chi la voleva cotta e chi la voleva cruda, invece di ammiglia si mette a peggio. La colonna della Grange si è sciolta, e allora sapete che ti avevano. A sola. Chiavone pure era uno in gamba. Gli comandava 800 uomini. Oh, è finito pure Chiavone. Il roppo Chiavone sono stati che Tristani. Il roppo Tristani sono stati che Serracanta. Il po' sono stati che Maccarone. Il po' mi sono scocciato e mi sono messo da su. Ho fatto la banda mia, 250 uomini. E siamo cominciati la guerra. 10 anni di guerra. La guerra, sapete, può piacere solo a chi non l'ha fatta mai. A me la guerra, una a una, si è mangiata tutti gli uomini. Ma si è mangiata un frate, una nipote. Stava a far morire fame mamma. Yes.
Mo sono rimasto che quattro uomini. Sto qua, in cima a questa montagna. E tutti quelli che dentro a chi stanno hanno campato solo grazie a me, mo provano a tradirmi. Provano a tradirmi, ma lo sai perché? Perché chi non ci hanno riuscito a fregare in nessuna maniera, ci stanno a fregare i soldi. Ci hanno messo che tagli ci stanno. 500, 1000, 3000, 5000 lire. Ma tu lo sai quanti soldi sono? Chi se manca, se rinascono 100 volte, arrivano a guadagnarsi tutti questi soldi. E allora ci provo. Ma se lo vengo a sapere io, vanno a nessuna parte, sottoterra vanno a finire. E già ci sono mandato parecchi. Perché io poi alla fine, se voglio rimanere qua e continuare a combattere, non posso avere pietà di nessuno. Ma le cose vanno sempre a peggio. E siamo pure Nicandro Bucci, detto comparone, che è stato sempre con me, tutti quest'anno, era fornito la banda per anni, 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 50 soldi soldati a chi. Ma però non mi piace quello che sta a fare. Stavolta ci è convinto adesso. Siamo fatti un rapimento, tu che ci hai insegnato loro. Ci hai detto a due Stefano quanti soldi potevano pagare, tutto la testa presa, sta a fare questa la trattativa e noi stiamo qua in cima alla montagna a aspettare loro. Guardate, noi i tradimenti siamo sempre fatti, pure prima. Però era sempre gente che se lo meritava. Pochissimi chi li conosce. È la prima volta. Ci hanno insegnato loro e ora stanno qua. Oggi te ne arriva appuntamento, ma non qua, a una grotta più a terra. Io non mi sono fedata, non mi sono fedata perché non mi piace con Barone come si sta comportando. Logo sono fatto aspettare uno che gli ha accompagnato qua in cima. E qua manca mi è piaciuto, perché si è cominciato a guardare attorno. Quando gli chiedeva una cosa abbassava gli occhi. E mi chiedeva, gli altri uomini a dove stanno? E quanto siete? E che tenete? E qua, e logo? E alla fine sono detto, compagno, tu ma sera alla casa non ci rivie, tu ti addormi qua, dentro la grotta, e a domani mattina ne parliamo, a mente fresca. Una cosa buona l'hai fatta però, e portata a mangiare. È arrivata che un mulo carico di roba, e siamo mangiati. Non erano parecchi giorni, che mangeremo poco e niente. Mo siamo mangiati e mi sono fatto pure due bicchieri di vino. Che non me lo beveva chissà quanto tempo. E pare che mi ratano poco in capo. Anzi, pare quasi che mi si stanno a chiudere gli occhi, io non so che mi sta succedendo. E mi sa una cosa, che a comparone mi hai fregato. Mi hai fregato e mi sono morto. Ma io non ci credo che mi sono morto. Io lo saccio, ho avuto sempre paura di me. Eppure se mi ha ucciso, io mi vedo sempre. Io ce lo dico, compagno, ma tu mi sei ucciso tu. Io mi sono morto e tu mi vedi a tutta la parte. Stai in bagnato e mi vedi dentro i piatti. Da feccia alla finestra e mi vedi fuori agli vetri. Là da sera, sotto a chi gli supporta, ma si è vista a me con la pistola a mano che tu voleva sparare e si è scappato come se fosse ancora vivo e ti stesse ancora appreso. Ma io mi sono morto, mi sei ucciso tu, da loro guardo. Comparo, tu te ne stai di sciocca, te ne stai proprio di sciocca, tu non stai mangiando più, tu non dormi più. Io oggi tu, che tutti i soldi che ti sono dati, i figli che ti hanno dato, facciti a me, ti sei comprato tutta questa terra. Voi sei proprietario di me, questa montagna. E sei venuto qua in cima a vedere la roba tua, oggi. Ma ti sei venuto a portare qua in braccio. Perché tu ti sei talmente addolganito che non ce la fai neanche più a camminare.
Se è venuto qua, gli stai guardando la terra tua. E quando è botta di un'aquila che si avvicina. A te te l'hanno sempre raccontato. Che l'aquila, certe volte, aggrediscono la gente. Ma tu un'aquila rossa con macchessa non la sei vista mai. E c'è la propria che te si avvicina sempre di più. E a un certo punto togli e si abbalancia in gogli. E quando ti si abbalancia in gogli, tu vira la faccia mia. Comparò, fregati. Sono stato a lavorare a Montesicuro. Se tu sapessi quanto qua d'ambiano ci manca quattro padre allo scudo. Ci manca quattro padre allo scudo. Non posso dir però quanto ho sudato, son mezzo morto in me se schianta il cuore e l'anima me va per conto suo, e l'anima me va per conto suo. Mannaggia allora qua, non ci ho pensato, mannaggia a lavorare tra quel deserto, che barricchi imbrigante sono crepato, che barricchi imbrigante sono crepato. Carmela ne teneva una così. Era più rossa che un palo. Ce l'ha detta la nonna, perché la nonna ci diceva che s'aveva stattiendo. S'aveva stattiendo perché erano arrivati gli scausacani. Che gli scausacani capare che erano arrivati alla casa nostra già ingazzati. Ingazzati e sparevano, come se sapevano che noi non fossimo contenti di tenerli là. E essi hanno fatto concime, essi sono stati da concime, perché la popolazione nostra è tosta. È tosta, è così tosta che avevo campà dentro la pace. Ma lo sembra la guerra, che la sementa là, che la tenne, ma la tenne stipata dentro. Ci può solo uno concime forte, uno concime forte come alla guerra. Non la fa spiegare. E che rimane a sapone l'hanno fatta davvero. L'hanno fatto con i fucili, l'hanno fatto con i cannoni, l'hanno fatto con tutto quello che teneva. Gli uomini nostri si difendevano con una scoppetta che era buona sì e no a sparare torta. Ma la sementa si era spiegata. E Marietta non ci credevamo, eravamo piccirelli, non avevamo manco 15 anni. Le nonne nostre ce la dicevano. Mariuccia, state attenta,
state attenti. Porta diglio di spillone. Metta diglio sotto alla pacchiana. Perché te può sempre servire. Perché sti scausaguani, quando passavano, mettevano tutte cose. Mettevano uomini, femmine, creature, vecchi. E alla femmina ci mettevano pure l'onore. Chi gli orni? E Marietta. Ci veniamo alla forma, perché alla forma c'era una ritta che ci stava ancora, cacca solo cataratigna. Allora noi volevamo vedere se c'erano lassate qualcosa. Che ci stavamo, ora ne eravamo tutti quanti. Che la fu l'ultima volta che oggi vista Marietta. Marietta che è la innocente, che se ne è ita con Carmela, che nessuno sa più che fine ha fatto. Noi stavamo accusciati come sempre. Tra una rana nell'ata, cominciamo a sentire un sacco di risate, cominciamo a sentire parlare in giafrico. E ci stavano due, due di questi scausacani che ridevano, e si stavano azzeccando a noi. Noi non capivamo niente di quello che dicevano, però noi avevamo capito che ce ne avevamo a scappare, che questo sì che l'avevamo inteso. E allora Marietta scappetta andata via e Carmela scappetta andata. Me girietti e correvo come fa l'usurgio, quando la serpa si sta acchiappa. E tu glietti la cappella di San Michele e io dentro che la cappella mi hanno nascosto. Mi sono nascosta a chi lo canduccio, chi lo piccolo, chi lo scritto, a dove capevo e dove dovete pure arrepuglia tutta quanta. E dicevo, stiamo andando a chiesa, i francesi non ci facevano cosa, ma chi si sente italiano so, pure se parlano in giafrico, che cosa la bonna fa, sempre una chiesa è. Chi non mi aveva detto? E continuava a parlare in giafrico. E avevo capito che non se ne importava niente che stava dentro una chiesa. Non se ne importava niente. E allora venite vicino. E una puzza, una polvere, mi sparo, il sudore, il vino. E vi vendiette un pezzo di muro. E che io mi cominciate a rizzare la vesta e mi ficcava che le mani dentro alle carni, come se che le carni fossero le sue, come se ce le fossero rialate. Allora mi ricordai. Cominciai a non avere più niente innanzi a me, a metterti la mano sotto alla pacchiana. Cominciai a farci il strascino. E ci ufficcai. E ancora, e non so ficcava buona, e strascinai, e mandaviavo, e ci ficcai, e mi pigliava una risata, e risata, e ridevo, e chiagnevo,
Io stia là. Era la prima faccia erano morto innanzi a me, che l'aveva ucciso. Voi l'avete mai visto? Uno che accirete. Perché, cara, innanzi a voi. Io, però, lo spillone me ne sono ripigliato. E non si cacciava manco buona, non si cacciava buona, perché sciolava, sciolava che ci stia pure lo sangue. E poi, il portiere San Michele ci dice che, San Michele, tu pure sei acceso, tu sei acceso il demonio. Io pure ho già acceso lo male. E mo, tu, va da Lupata Terna, e Riccel, che io ho già acceso, per me salvare un'ora. Perché io, oggi, ho già perso Carmela e Marietta, e sono Mariucciola Brigante. Fotografia non guardava essa. Michelina di Cesare, la brigantessa, femmina bella, zista e innamorata, con le ciocia riviere, ma ben armata. Quando fu un ghetto d'Anna, ce ne stevano mi tanti di vieci nostri chiamati briganti. Cavò, briganti ce fungarono chiamate, perché strigni strigni erano soldati.
La femmina nostra, chiamata Michelina, s'ha ritrovata in mezzo a sta rovina. A dugli uomini sia, guerra chiamata. A guerra la fece e c'è muretta sordata. A essa, come volette, brutta sorta, la tocchette pure si pria morta. Mana che la peggio, mala gente, venuta da cento dove a farne cinta. 7 anni di fuoco sono passate, 7 anni di guerre e scoppettate. Montagna, paura, fame e fritto, e chi sto mondo che si faceva stritto, scurtava la via, ru tempo scurtava, e ru tempo attraverso si rigirava. 30 d'agosto 1868, una mala sera, che era già quasi notte, come succede spesso, renta sto mondo triste, giuta nata vuota se vennette a Cristo. Caifa, pazietto uno zico con Ponzio Pilato, una povera femmina, muretta torturata. Quando alla gente là non si scappa, quando è tanne sceglie sempre a barappa. Un giorno roppo, a piazza di Mignano, 4 morti che erano stati cristiani, rammandonarono così l'anterra per mostra. Una di questa era Michelina nostra, gnura in tutta e accisa malamente, senza manco scuorno da favrià gente. Tant'anni di tempo, né passato da mare, che sta funghetta la morte di una bella sciuciara. Cammina, vita l'inferno, vita solitaria. Vidi la mamma che la sa morire, rinchiusa in da carcere a Ceraci. Le donna fa morire, morì con Marugane. Ma donna fa morire, morì con Marugane. Questo pezzo di... questi sono fatti accaduti qua sotto da voi, da noi, che sono di Sesto, non lo so, nelle campagne di Lago, San Castrese. E quando l'ho detto dove l'ha, ho detto io faccio fare Franca Rame dentro una chiesa, però in maniera diversa. Perché le nostre donne non hanno mai subito, mai. Le nostre femmine, queste della terra di lavoro, comunque, della Napolitana, quelle del Regno, non si tenevano niente, fino alla morte. Questi sono fatti accaduti, succedeva pure nella campagna di Molisane. Il Causacane, io quando ero bambino, mio nonno, per casa madre, quando era cattivo diceva Causacane. E mo ho scoperto che il Causacane praticamente erano considerati i soldati dei mondesi che arrivavano qua e venivano chiamati il Causacane. Quindi sono stati tutti bravi, però lo meritano un applauso particolare. Loredana Terezza è una sorgente di Fontanelli,
Mano Cochin, Marco Cioffi, Francesco Schwimmer, Elena Sorgente, Francesco Schwimmer, Andrea Macello, e Raimondo Rotondi, Raimondo è anche un membro dell'equipe della nostra associazione. I testi, diciamo, io li in maniera molto fatemi passare la presunzione, io faccio un regista e due lo sceneggiatore, dico, ho questa idea, questo testo qui lo capisce, è stato in crisi solo il testo di Loredana, è stato molto in crisi, perché diceva non riesco a calarmi dentro. E questo spettacolo viene fatto in lingua laborina, questo andrebbe presentato nelle scuole, andrebbe presentato ovunque, perché ha un taglio antropologico molto forte. Non vi preoccupate dei bambini, i media, la violenza è qualcosa che non si può, che non si può togliere, non si toglierà mai. Però come diceva San Benedetto, qui San Benedetto Monte Cassino era molto presente, bisogna scegliere la parte del bene e la parte del male. Tante donne hanno ammazzato, non perché erano, si sono trovate a essere degli omicide, dei killer, tanti uomini erano normali, ma anche le donne, l'avete visto? Ma non perché erano delle assassine, per difesa, quindi essere pacifisti è una cosa, essere persone pacifiche è un'altra. Se la pace passa anche attraverso la violenza, non bisogna negare chi è accaduto, poi per arrivare sempre a un mondo migliore, perché con la retorica non si fa futuro, non si creano nuove generazioni. Io sono estremamente emozionato e vi ringrazio perché effettivamente è stato qualcosa di particolare. Ringrazio tutti. Ciao, ciao. Da Napoli, ieri stavamo con questa la ragazza qui. La ragazza è qua, Marilena Norato, lì è qua. Questo è un gruppo di persone che fa cultura a Carlo Ferro e creato da poco. Silvio Fusco, sono persone che perdono la loro vita a fare cultura e a trasmettere. Attenzione, il nostro territorio è l'ultimo territorio che non assorbe cultura, ma crea cultura. E il mondo continua a prendere da noi, è una continuazione. Il resto del mondo proprio è quello che si produce ancora nel vecchio regno di Napoli, il regno delle due Sicilie. Quindi Maria Norato, Cinzia Zomparelli, Leonardo Tezza, nella Procura tra Danze. Maria Grazia Altieri che guida un'altra scuola alla Domus Arts di Napoli, e ogni tanto Francesco di vicino che penso sicuramente dimenticherò qualcuno e mi dispiace, però io sono veramente contento, sono molto emozionato e soprattutto spero che si sia trasmesso lo spirito, l'anima di questa gente che dal 99 alla prima guerra mondiale, che il risorgimento finisce con la prima guerra mondiale, con la piaga poi dell'immigrazione che fino ad oggi sta incominciando, abbiamo un'immigrazione superiore a quella degli anni 50, 27 milioni di migranti. Il nostro territorio non ha mai conosciuto emigrazione fino al 1860, venivano tutti qua, dopo il 1860 tutti via. Allora io vorrei dire a tutti questi retorici, ma se prima si stava così male, perché non si è andato nessuno? E se prima si stava così bene, perché si erano andati via tutti? Questo purtroppo è un fiume carsico che è venuto fuori e con cui tutti devono fare i conti. È inutile che... Quindi il taglio antropologico è questo, infatti mi diceva prima l'avvocato Lombardi, ma questi sono fatti. Noi facciamo ripristini verità storica, sono tutti fatti realmente accaduti. Quindi, e ce ne saranno ancora tanti, se il mondo avrà voglia di darmi una mano lo faremo. Volevo fare l'ultima comunicazione di servizio, domani mattina noi saremo a Santa Maria Capovetere a presentare un libro su Pedro Masi, sulla marcia salvedisti di Ruffo. Domani pomeriggio saremo a Corena Ausonia, ecco qui la vostra associazione. Perché? Perché praticamente faremo un convegno su Luigi Giura, la cosa scandalosa, Luigi Giura e il ponte sul Garigliano, il primo ponte sospeso al mondo, un genio assoluto, sui libri di storia, sui libri di ingegneria si studiano ingegneri che hanno fatto cadere i ponti e Luigi Giura è cancellato da tutti i libri italiani di ingegneria. Io a Napoli non riesco a fare un convegno su Luigi Giura, per questo potere che ha ancora paura di una storia di 200 anni fa. Se una storia di 200 anni fa paura, vuol dire che il presente sta su gambe fragili. Luigi Giura, un patrimonio dell'umanità. Quindi quando volete ci sarà, lo fate sapere, che organizzano visite guidate al ponte sul Garigliano. E poi chiudiamo, dalla Pentapoli Autorunca, il 13 di aprile,
saremo a Cendola con Ariella che hanno organizzato un altro convegno di presentazione con questo tipo di Pedro Masi sulla Marcia San Benissi, a meno che non volete anche fare qui come era possibile fare. Perché no? Perché praticamente parleremo l'unica volta in cui le masse, la popolazione napoletana, vi ricordo che gli abitanti di Napoli erano napoletani, noi eravamo napoletani, è riuscita a sconfiggere l'esercito napoleonico. Napoleone è stato sconfitto dagli altri eserciti alla fine, ma l'unico posto dove l'ha presa sul Coppa delle Orecchie è stato qua, con la marcia San Benissi Ruffo e tutto. E quindi noi presenteremo e chiuderemo a Cellone un tour che va avanti da 4 anni e saremo ospiti di Arienna che è stato teatro insieme al Ducato di Sesta, questo territorio, di una pagina di storia del 99, tragico, però dove i francesi invasori l'hanno avuto a Reggio. Io vi ringrazio ancora a tutti per questa presenza e spero che vi sia piaciuto. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Scusate, l'altra volta ti ho dimenticato la grande presa. Marco Cioffi, grazie. Marco viene da Arce. La prossima volta te lo scriviamo. Alpino viene da Raimondo. San Giorgio Alivi, Piedemonte, Sant'Angelo d'Alife, Cassino, quindi della terra di lavoro, quindi tutta la terra di lavoro rappresentata. Grazie ancora e buona domenica. Terra di confine.